da sembrare vuote, mentre lanciavano sguardi inespressivi e persi. C'era chi si svegliava quindi ancora prima del canto del gallo e affrontava un viaggio ogni giorno pur di guadagnare qualcosa. I cappotti e i giacconi pesanti ancora tenevano chiuso lo lezzo del loro sudore e degli abiti messi e rimessi senza che fossero prima lavati e stirati. Il treno delle 5:30 giunse in orario, fortunatamente, l'unica maledetta corsa che non subiva troppi ritardi rispetto a quelle che si sarebbero susseguite durante il giorno. I morti viventi entrarono seguendo un copione ben conosciuto, tutti avvinghiati, come fratelli accomunati dalla stessa grande disgrazia. I pendolari guardavano con invidia chi era riuscito a trovare un posto a sedere. Le loro mani, callose, rosse e livide, parlavano di uomini e donne che dovevano lavorare sodo per vivere. Le più patetiche erano quelle di alcune signore, segnate dai geloni, tagliuzzate dal freddo, che sfoggiavano però unghie dipinte, con smalti di scarsissima qualità, il cui colore, mangiucchiato, faceva l'effetto di un disegno a scacchiera.